A 3 anni dall'inizio del suo sviluppo, No Straight Rots arriva finalmente sulle nostre console, accompagnato da una promessa: farci scoprire un mondo ricco di riferimenti, utilizzato per creare però un proprio universo originale. In un mondo denominato dall'EDM, una band indipendente di nome Bang Band Junction sta cercando di rovesciare il potere in atto per ripristinare la voce del rock all'interno di Vinyl City. In Non Straight Rots, Mayday e Zook, i due membri del gruppo Bang Band Junction, affronteranno un susseguirsi di scontri ritmici intervallati da momenti di esplorazione di Vinyl City. La coppia inizialmente vuole tentare la fortuna partecipando allo spettacolo Lights Up, praticamente un talent show, sperando di convincere la famosa giuria dello spettacolo, ma nella sua voglia di vincere con un sound rock, il duo dei Bang Band Junction affronterà il dominio dell'EDM e si ritroverà espulso dalla competizione da Tatiana, direttrice del programma e CEO della multinazionale NSR. Un evento dirompente che li spingerà a lanciare una rivoluzione cercando di sabotare i concerti dei membri principali. La storia è piuttosto semplice, ma sfortunatamente fatica a decollare a causa di personaggi troppo prevedibili e con pochi colpi di scena molto facili da anticipare. I dialoghi sono inoltre poco ispirati e i personaggi risultano molto caricaturali. Gli scenari che conducono alle boss fight con il leader musicale di ogni quartiere della città hanno sicuramente il pregio di condurre in modo logico i combattimenti contro i boss e permettono di esplorare le varie zone di Vinyl City, ma comportano una certa ripetitività della struttura di gioco. Dopo essere stati informati da un certo Cliff su come battere il prossimo artista, dovrete recarvi nel quartiere interessato attraversando parte della città. Avvicinandovi alle location del concerto, dovrete superare alcune zone di sicurezza, eliminando una serie di mob prima di confrontarvi con il boss locale. Questo giro verrà ripetuto una mezza dozzina di volte nell'avventura e alla lunga si rivela decisamente stancante e prevedibile. L'esplorazione della città a prima vista risulta deludente, i primi quartieri sono piuttosto poveri, ma una volta sbloccati il doppio salto e gli oggetti di livello superiore, alcuni luoghi irraggiungibili e porte nascoste porteranno ancora una maggiore varietà a questa fase di gioco. Tuttavia, questa dimensione dell'avventura rimane nel complesso la più dimenticabile. Il core del gioco è per fortuna più convincente, con combattimenti contro i boss davvero divertenti e molto vari in termini di approccio e colonna sonora. Ogni nemico ha il suo stile legato al suo sottogenere musicale preferito, ognuno di essi riesce sempre a fornire sequenze uniche, sfruttando alcuni elementi della colonna sonora per aiutarvi durante i combattimenti. Le parate, ad esempio, vi permetteranno di restituire i colpi contro i nemici e sono molto più facili da eseguire seguendo il ritmo della musica. Potrete inoltre anche sparare da lontano con le note musicali che fungono da munizioni, sfruttare potenziali combo dopo aver sbloccato le abilità appropriate, trasformare un oggetto inerte in una torretta offensiva o uno strumento di difesa, per non parlare della possibilità di cambiare in qualsiasi momento da un personaggio all'altro, ognuno con il proprio stile e le proprie abilità. Una gamma di azioni sufficientemente variegata da rendere i combattimenti interessanti. Nonostante le loro qualità, alcuni di questi scontri possono ancora risultare disordinati in alcune sequenze a causa dell'elevato numero di elementi visualizzati sullo schermo e del sistema di telecamere fisse che non offre flessibilità al giocatore. In queste condizioni, la modalità a due giocatori ha il pregio di rendere il lavoro un po' più facile. Due cervelli a volte non sono troppi a fronte del gran numero di attacchi da gestire contemporaneamente, anche se nella stragrande maggioranza dei casi, No Straight Rots rimane perfettamente leggibile ed intuitivo nell'approccio dei suoi combattimenti contro i boss. Dopo averli sconfitti, sbloccherete anche altre modalità che renderanno interessante affrontarli di nuovo, oltre alla possibilità di selezionare difficoltà più elevate dove saranno disponibili delle tracce alternative. Questa è un'ottima notizia visto che No Straight Rots è piuttosto breve e si può completare intorno alle 6-7 ore. Dal punto di vista tecnico, il gioco non raggiunge di certo picchi elevati, ma il tutto è compensato dallo stile fantastico che permea l'intera produzione dello studio indipendente malese Metronomic. In conclusione, questa loro opera è un buon gioco di azione che merita di essere provato, specialmente se siete amanti di un certo tipo di musica. Badate bene però e non fate l'errore di aspettarvi un rhythm game. La musica sarà di aiuto, ma non è fondamentale per il gameplay.